Ahí está. È bella. È bellissima, hai visto? No, veramente aveva la testa bassa. È bella. Ancora giovane. E forse è brutta anche lei, è bella. Vedessi trattata così, disprezzata, e buttata là in un angolo come un oggetto inutile. E chi avrebbe saputo resisterle? Chi può condannarla? Tu saresti condannato? Io no. Vorrei vedere questa adesso che tu la condannassi. Ma no, se è vero che il marito la tratta così. Sì, così come ti sto dicendo io, non metterai in dubbio, spero la mia parola. No, niente fare. E allora, Pino? Pino, allora, dammi subito una mano d'aiuto per salvarla. Perché questa povera signora si trova adesso come sospesa sull'orlo di un precipizio. Aiutami prima che precipiti giù, bisogna salvarla. Ma già, ma come? Come? E non capisci quale può essere il precipizio per lei? Lasciata così da 3 anni dal marito. Che? Si trova purtroppo in una terribile situazione e allora no. Io non faccio di queste cose, sai? Io voglio prendere a fare un po' di penale, sai? Penso di imbecille, ma che ti figuri? Che ti figuri che io voglio adesso da te? Ma no, perché mi figuro, sono medico! E mi dici che si trova... Pezzo d'asino! Ma perché mi hai preso? Ma quella è una donna onesta, ti dico, quella è la virtù fatta persona. Oh. Ah sì, lasciamo andare. No, senza lasciare andare, così come ti sto dicendo io. Ma scusa, non mi domando. Ma che ti domando? Vuoi che ti domandi un delitto? Un'immoralità del genere per lei e per me stesso? Mi credi un birbaccione capace di tanto che chiede il tuo aiuto per... mi fa schifo o orrore solamente a pensarlo? Ma insomma, mi vuoi dire che corno veramente? Io non ti capisco! Quello che è giusto voglio, Nino, quello che è onesto e morale. Ma che cosa? Che per ella sia un buon marito voglio, che non sbatta più la porta in faccia alla moglie quando sbarca qui, questo voglio! Ma che pretendi? Che pretendi che mi stringa la sua una bere per forza? Ma che ridi? Che ridi, animalone? Che ridi, animale? Che ridi? C'è il mister una tragedia e tu ridi. Una donna minacciata nell'onore, nella vita e tu ridi. E non ti parlo di me. Oh, sai chi avverrà? Bella. Imbarcato da 3 mesi, arriva questa sera. Passerà qui soltanto una notte, questa notte. Ripartirà domani per il Levante e sarà via perlomeno altri 2 mesi. Hai capito adesso? Bisogna assolutamente approfittare di questa notte che gli passa qui o tutto è perduto. Non ridere. O ridi se vuoi della mia disperazione, ma dammi aiuto per carità, tu avrai un mezzo, sei medico, tu avrai un rimedio. Per incredibile che il capitano prenda un pretesto da attaccare la moglie questa sera. Precisamente. Per la morale, vero? Per salvare quella povera martire e me. Sei venuto a scherzare? No. Mi interesso, vedi? Ma questo capitano, ma Damian? Non so. Una quarantina, forse. E ancora in gamba. Un bestione, sai? E mi dici che torna ad un viaggio di 3 mesi? Già. Ma già toccato Napoli, capisci? Tocca l'altra ragazza. Precisamente, Manicoldo. E fa sempre così. Tocca prima Napoli. Napoli. Bisogna allora assolutamente che pensi che ha una casa anche qui. Una moglie, Nino, una moglie! Sì, però aspetta. Poi, però si discute, eh? No, è torto su. Ma c'è forse qualcosa di più? No, non c'è altro che il suo torto e...
Le conseguenze di esse. Sono conseguenze che tu forse avresti voluto. Ma chi l'ha voluto, scusa? Chi l'ha voluto? Né io né lei, questo è positivo. Ora chi è imputabile? L'intenzione, vero? Non è il caso. Se tu l'intenzione non l'hai avuta, resta il caso. Una disgrazia. Ecco. È come se tu avessi una bella terra e la lasciassi abbandonata. Ora, c'è un albero su questa terra e tu non te ne curi come se fosse di nessuno. Bene. Un bel giorno uno ti passa, coglie un frutto da quell'albero e se lo mangia. Butta via il nocciolo. Lo butti per il semplice fatto che hai mangiato un frutto da un albero abbandonato. Bene. Un bel giorno, da quel nocciolo lì, ti nasce un altro albero. L'hai voluto? No! Né l'ha voluto la terra che lo ha raccolto così, quel nocciolo. Ora scusa, dimmi, l'albero che nasce a chi appartiene? Ma a te che sei padrone della terra! A me? E allora guardati la terra, per Dio, guardati la terra! Sì. Impedisci che un altro vi passi e colga il frutto dall'albero abbandonato! D'accordo, ma tu dici a me, io non c'entro, questo lo deve fare il cardinale. E deve farlo, deve farlo! Tu dici che lo farà. Come procureremo di farglielo fare? Oh mio Dio, sei un Dio, sei un Dio! Ma come lì? Questo capitano fa mangi in casa? Sì, verso le 6. Ah, sono anch'io invitato a tavola. Ah, bene. Suppongo che tu non andrai così, a mani vuote. Perché? Ah, ho promesso di portare delle paste alla ragazza. Ah, benissimo. Senti, vai a comprare queste paste. Ma le paste sono per i ragazzi. Sì, d'accordo, ma le offrirai anche alla signora Perella e anche al signor Caminano, mi spiego? Le paste. Lasci fare a me, dammi la tua maniera, la chiama. No, 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 non te la do, non te la do, tutti a dormire. Ma ormai il sonno mi ha passato, la ragazza. E lavati la faccia. Ma fidati, non vuoi il ragazzino, dammi le chiavi. Guarda, mi fido di te, guarda. Ma tu che cosa non vuoi fare con queste paste? Ti ho detto, lasci fare a me. Ah sì? Tu puoi? Oddio, io questo. Che cos'è? Eh? Che cos'è? Che cos'è? Ti pare che io, quello che io sono, sia tutto qua in questo caso, per cui ti chiedo aiuto, io per questo domandare aiuto alla scienza, io? A te che della scienza sì, te ne servi per campare la vita, mentre io l'amo disinteressatamente. La scienza, dico, la venero a costo di tanti sacrifici. Oh, sai, se ti paresse del profanarlo. No, Nino, capiscimi bene, dico, essere costretto a ricorrere... Tutte le viscere mi si toccano dentro, credi. E sei preso così, senza sapere come, per niente, per un po' di pietà verso una donna che vedi soffrire e che non te ne vuol dire in prima il perché. Tu la forzi a dirtelo. Oggi, domani, la conforti. Poi ti trovi stretto per la feroce, beffarda crudeltà di un manigordo in una situazione come questa, buffa! Ti pare che non lo senta, tu ne ridi, ne hai riso! Io no. Ma sì, ti ho fatto ridere io, perché voglio! Perché il capitano faccia il suo dovere di marito. Perché non posso voler altro, capisci? È la morale. Ma non la mia, Nino, la vostra, come la volete voi, perché io invece l'ucciderei, sai? E ti giuro che l'uccido, se non fa il suo dovere questo cavolo capitano Perella. Tu devi sentirlo che sono un uomo onesto io,
e che me la sposerei io se stesse in me subito per riparare quella povera signora. Subito, subito! Andiamo adesso, non discutiamo. Sì, 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 andiamo, andiamo. Ti uccido, ti giuro che ti uccido. Ah, no, speriamo che non ci sarà bisogno. Oh! Dì, 20 basteranno? Che cosa? 20 basti. Pure troppo. Oh, sai che faccio? Ne compro 30, 40 e due cannoni con la riva, eh? Guarda il professore, professore! Il professore, che ci mazza con te? Lascia qua! Oh, scusate, scusate, venite, venite avanti, scusate, scusate! Questo è super piacere! Io sono solo in una situazione che non riesco più a controllare! Sì, 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 no, 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 no! Principessa, nella tua fredda.